Io ho letto tante critiche su Giallo, sul fatto che Argento non è più quello di una volta. È vero, non ha più quelle idee geniali che aveva nei suoi primi film, ma a mio avviso comunque, almeno parlando di Giallo, è comunque un film professionale. Tu sei arrivato dopo o anche durante le riprese? Questa è un'altra questione un po' delicata. Le musiche di questo film le doveva fare Claudio Simonetti, che è stato ospite qui ieri, no? Ieri, esatto, sì. Ieri, che è un mio amico tra l'altro, quindi era molto imbarazzante la questione perché il produttore americano non voleva Claudio Simonetti, non voleva. Io è stato veramente un segno del destino, un caso. Io ero in contatto con questa produzione americana per un altro film, un film d'azione con Wesley Snipes, che poi non si è fatto. Il produttore americano mi chiese di mandargli via email dei brani per film thriller. Io non capivo per quale motivo mi chiedesse dei brani da film thriller quando mi proponevo per un film d'azione. Gli mandai dei brani da film thriller da altri film meno importanti che ho fatto. Dopo aver mandato i brani, lui mi ha detto: i pezzi sono molto interessanti, sono in post-produzione con un film di Dario Argento. Lo so, ma di solito Dario Argento lavora con Simonetti. No, quindi non. A questo punto ho detto: guarda, io sono a completa disposizione, se volete che faccia un demo specifico, ed è quello che ho fatto, senza aver visto neanche una scena del film, solo dopo aver letto la trama sul sito IMDb, ho scritto un brano per una versione per pianoforte e orchestra, una versione per violino e orchestra di un tema musicale che a mio poi vi farò ascoltare, che a mio avviso poteva essere in sintonia con questo film. Era un'ipotesi, perché non avendo visto l'immagine non potevo avere la certezza. Dopo 10 giorni mi arriva una mail di questo produttore e mi dice: mi puoi richiamare a Los Angeles? Lo richiamo, dice: guarda, ti abbiamo scelto per la musica. Abbiamo fatto ascoltare il tuo demo all'attore Henry Ambrosi, che ha dato l'ok. Abbiamo fatto ascoltare a Dario Argento, lui è d'accordo. Quindi, se tu accetti la cifra che noi abbiamo a disposizione, le musiche. In questo film ho fatto un grosso lavoro di scrittura musicale, proprio per evitare di avere un unico tema, come capita nella maggior parte dei film horror, che si ripete all'infinito. Non era la mia intenzione, però prima vi faccio ascoltare il tema per il quale ho avuto l'incarico, che è presente nel film in realtà solo in due momenti e nei titoli di coda. Quindi soltanto ascoltato in due momenti e nel finale.